La ragione per la quale, e in particolar modo anche il saliente, il punto di vista saliente dal punto di vista tecnologico, per la quale questa macchina è stata premiata? Allora, l'Agro 3, che è un'evoluzione di altri monitor che abbiamo fatto gli anni passati, è un'evoluzione di un monitor per sprayer, per irrorazione, per riuscire a semplificare l'utilizzo e a dare le informazioni della telemetria o dell'utilizzo all'agricoltore, oppure nel caso di un'azienda evoluta, metterli sul cloud per essere fruibili da sistemi di gestione di un'azienda agricola. Quindi una app, parliamo di innovazione, e allora quali sono le nuove frontiere dell'innovazione per quanto riguarda questa applicazione? Allora, questi monitor per regolare le macchine irroratrici esistono sul mercato da una quarantina di anni. Si sono evoluti come facilità di utilizzo, come affidabilità dell'elettronica, che è migliorata molto, e l'ultima frontiera è quella del cloud e dell'uso delle app, che possono fare delle applicazioni verticali su specifiche esigenze del settore. Parlando sempre di comunicazione, in questo senso, visto che una app è tecnologia, allora qual è il modo migliore secondo lei di comunicare questo, diciamo così, nuovo prodotto? Qual è il settore secondo lei migliore? Lì è una questione del marketing, perché quando uno è molto tecnico vede gli aspetti tecnici. Diciamo, sono sicuro che il prodotto ha una facilità di utilizzo e un'indipendenza dall'app, cioè lui funziona a prescindere che ci sia la connessione di rete, eccetera. Quindi dà la garanzia che il lavoro viene fatto. Poi, se ci sono la connessione di rete o l'utente, perché non tutti gli utenti sono, i giovani sì, con dimestichezza sulle app, però non tutti sono giovani, e quindi può essere usato in un modo tradizionale oppure in un modo più evoluto, e quindi sfruttare al massimo, diciamo, la tecnologia e le informazioni che rileva durante il suo lavoro. A quale mercato si rivolge, soprattutto estero? Decidete di andare all'estero? Le elettroniche sono... è trasversale su tutti i mercati. Diciamo che all'estero a volte ci sono degli scogli culturali o linguistici quando si incomincia a parlare di certe nazioni, però il nostro mercato è Europa, Nord America e Sud America e Oceania, quindi i mercati che assomigliano di più alla realtà italiana. E per insomma innovare, quindi creare questa app, questo sistema che lei ha creato e innovato, si è servito anche di finanziamenti esterni, di collaborazioni quali università, banche, o ha fatto tutto internamente? Ci siamo avvalsi di competenze esterne, una spin-off dell'Università di Reggio Emilia che lavora nel settore, e tecnici anche esterni, non solo competenze interne. Diciamo che quando i prodotti diventano sempre un po' più complessi è difficile avere tutte le competenze internamente.